Benvenuti a un'altra bella puntata di Restart. Voglio iniziare con una frase che mi ha colpito in questo periodo. Noi si chiamiamo Restart oltre alla crisi di Plus Italiano, e la frase dice che ciò che cresce lentamente mette radici profonde, proverbio ghanese. Quindi le radici di Restart, vi ringrazio per ci seguite qui in diretta su Sky, canale 810, in streaming su www.tv.eu, ogni mercoledì alle 18.30, ma soprattutto sui social, su LinkedIn, Facebook, sulla pagina Well TV e sulla pagina di Maurizio Poli e Your Solution. Grazie per seguire le puntate e le storie delle imprese e degli imprenditori. Ciò che cresce lentamente mette radici profonde e quindi vi presento subito l'ospite di questa bellissima puntata. Eccolo qua. Benvenuto Marcello Bruschetti. Grazie Maurizio. È un gradito ritorno, vero Giusy? Benvenuta Giusy. Assolutamente graditissimo, benvenuti a tutti. Anche Marcello l'abbiamo avuto ospite qualche anno fa, quando era partito agli albori con la sua attività, vero Marcello? Sì. Che è la tua attività, cos'è esattamente? Cosa fai tu in prima battuta? Io produco distillati, quindi ci siamo incontrati qualche anno fa per raccontare questo mio progetto. Ottima attività. Distillati di grandissima fattura, di grandissimo profumo, di grandissima innovazione, se possiamo dire. Sì, in effetti il brand è Evo significa evoluzione, quindi l'obiettivo che stava alla base di quel progetto era appunto quello di cercare di far evolvere i distillati della tradizione italiana. Quindi bellissimo, chiedo alla regia quando un attimo se riusciamo a vedere poi il sito di Evo, Enogan, così con le tue packaging, con le tue bottiglie che sono affascinanti, ecco qua te in prima battuta, grazie alla regia, grazie, molto sempre puntuale, Evo Enogan e ODV. Cosa vuol dire? Sì, sono i due marchi. Evo sono appunto distillati da tradizione italiana, quindi sono i miei distillati scuri, grappa e brandy. ODV, che è così io scrivo come si pronuncia la parola francese aquavite. Aquavite. Che si scriverebbe EAODVIE. Ah. Io lo abbrevio ODV. ODV fa il percorso inverso rispetto ad Evo, cioè cerco di avvicinare la tradizione italiana a distillati chiari internazionali, quindi gin e vodka ottenuti dalla distillazione di vino. Che sono completamente diversi da quello che ho mai assaggiato in vita mia dal punto di vista del gin e della vodka. Sono oggettivamente diversi e quello era l'obiettivo del progetto, fare distillati che rappresentassero che fosse una reinterpretazione e non semplicemente una riproposizione di un distillato con origini diverse dalle nostre, quindi reinterpretarlo in chiave italiana, in chiave mediterranea. Ho avuto la fortuna di poterli assaggiare, vero Giusy? Mi ha portato anche dei clienti da lui a trovarlo nel suo bellissimo showroom che è a Rovato, poi diremo l'indirizzo, e ho assaggiato, a me il gin e la vodka non erano dei distillati che mi piacevano, invece i tuoi hanno un abboccato, una freschezza, dei profumi particolarissimi, dei profumi che ti prendono e sono molto gradevoli e poi molto innovativi, quindi un'azienda che era una startup, adesso è un'azienda consolidata nel settore praticamente che è dedicato a stare insieme, insomma. Assolutamente, sì. Quindi bar, cocktail, hotel, sì, ristoranti. Tutto l'oreca, quindi hotel, ristoranti, bar e enoteche, ovviamente. Enoteche, naturalmente. Qui vediamo le tue bellissime bottiglie, le tue bellissime presentazioni. Che disegno personalmente? Che disegni personalmente? Mi diverto a creare tutto il packaging della mia azienda, lo disegno io. Questa si chiama imprenditoria, questa si chiama futuro, questa si chiama creatività italiana e soprattutto anche legata al fascino e anche alla moda, se vogliamo dire, Giusy, vero? Assolutamente, moda e design, quindi la ricerca anche di una qualità nell'ambito del packaging, nell'ambito della presentazione, per valorizzare fino in fondo il prodotto, perché di questo stiamo parlando, bisogna valorizzare un prodotto che è assolutamente innovativo, che è originale nel suo modo di essere e nella sua propria origine, visto e considerato che stiamo parlando di distillati, dal punto di vista proprio dell'oggetto e del gusto. Benissimo, però fermo un attimo la trasmissione per ringraziare naturalmente lo sponsor Lucaffè, eccolo qua, abbiamo preso un caffè. Ottimo, grazie Marcello, non è pagato, era qui, si sente un profumo di caffè. La regia sorride, ma è così, la regia però che abbiamo assaggiato oggi con la sua macchinetta, la piccola. Che è un appuntamento fisso. Un appuntamento fisso con il nostro sponsor che ci sta bene anche con i distillati. Un caffè, sì. Un distillato dopo. Assolutamente. È un abbinamento perfetto, tipicamente italiano, ma
vedo anche internazionale ormai, perché il caffè abbinato al distillato sta prendendo piede un po' in tutto il glamour che c'è dal punto di vista della ristorazione, della capacità anche degli chef di abbinare anche quei distillati, alcuni piatti che vengono trasformati da alcuni distillati di una certa qualità, passando dai risotti, dalle carni, eccetera. Tutto questo ruota intorno al piacere della convivialità. Ma non veniamo da un periodo tranquillissimo. Veniamo da un periodo che si chiama 2019, dicembre, gennaio, febbraio, piombiamo in pandemia, vero Marcello? Sì. E tutto il meccanismo del divertimento, del stare insieme, della socialità, ci è stato completamente spazzato via all'improvviso. E per un'azienda come la tua? Si è fermato tutto. Non usciva più una bottiglia da marzo in avanti, non è più uscita una bottiglia per mesi, se non qualche vendita online. E chiuso in casa a marzo, pensando, adesso cosa posso fare? Non soltanto in termini di attività e quindi per una preoccupazione finanziaria, anche soltanto per vivere la vita in maniera attiva, come sono sempre stato abituato a fare. Quindi come ogni imprenditore, insomma. L'idea di restare chiuso in casa a guardare la TV e a fare un po' di ginnastica, ecco, ho approfittato di quel periodo per rimettermi un po' in sesto fisicamente. Ma non mi bastava. E quindi chiuso in casa pensando cosa posso fare, mi sono ricordato di un incontro avvenuto 6 mesi prima con un profumiere toscano che si chiama Mirko Buffini, con cui siamo immediatamente diventati amici, perché il suo percorso e il suo progetto nel mondo dei distillati è molto simile al mio nel mondo il suo nel mondo dei profumi è molto simile al mio nel mondo dei distillati, e quindi siamo immediatamente diventati amici. E in quell'occasione Mirko mi fece assaggiare in anteprima un'acqua di Colonia che ha chiamato O in francese, e quindi non O come la scrivo io, semplicemente la vocale, ma per esteso, è AO, che il naso francese che aveva creata l'ha pensata ispirandosi ad un gin agrumato. Quindi un profumo che ricorda le note di un gin, che si chiama come parte del brand sotto cui stanno i miei gin, non poteva lasciarmi indifferente. E quindi ci siamo lasciati dicendo, tra il serio e il faceto, produrrò un gin che ricordi le note del tuo profumo, in modo da cominciare a fare un gioco a cavallo tra il mondo dei profumi e quello dei distillati, che sono in realtà due mondi molto vicini, molto simili. Ci sono tante tecniche produttive in comune, la distillazione, l'infusione. La componente olfattiva nel mondo dei distillati è fondamentale, ovviamente non tanto quanto in quello dei profumi, ma è comunque fondamentale. Quindi ci lasciamo in quel modo, e il ricordo di questo incontro è tornato in quei primi giorni del lockdown. Vediamo già qui sul tuo sito il packaging di alcuni dei tuoi prodotti. Siamo ancora nel mondo dei distillati. Siamo ancora nel mondo dei distillati, che è ancora il tuo core business. Ovviamente. Mi dicevi che però adesso è ripreso con certa vigoria. Fortunatamente siamo ritornati alla normalità, e anzi devo dire che tutto il settore è ripartito con forza, e d'altronde non poteva che essere così, la gente ha voglia di ritornare a vivere. Quindi il mondo della bellezza, quindi il mondo del profumo è entrato nella tua azienda. E quindi io, chiuso in casa, mi ricordai di quell'incontro, chiamai Mirko e gli chiesi: Mirko, mi daresti la possibilità di usare l'essenza, che è la componente profumante di un profumo, l'essenza di O, perché vorrei provare a rendere un prodotto elegante, di classe, il gel igienizzante. Il gel igienizzante che era entrato così prepotentemente nella nostra vita di tutti i giorni. C'è ancora, c'è ancora. C'è ancora, e resterà, secondo me, non in maniera così potente, ma resterà comunque nelle abitudini delle persone più attente. Ma allora, in piena emergenza, ovviamente, al gel igienizzante si chiedeva solo e soltanto la sua funzione principale, cioè di igienizzare. Uscendo dalla pandemia, pensai allora, probabilmente ci saranno persone che a questo prodotto chiederanno anche qualcosina in più, tipo una profumazione di qualità, degli ingredienti di qualità, e magari, perché no, anche un packaging elegante, perché una signora che toglie dalla propria borsetta un
un dispenser di gel igienizzante, magari a piacere che sia un oggetto in linea con l'attenzione che pone nello scegliere tutti i dettagli. Gli accessori, tutto ciò che porta con sé. E quindi, avuto l'ok da Mirko, sono partito con il progetto di creare una microgamma di 4 prodotti attualmente: gel igienizzante, crema mani, che va a braccetto col gel igienizzante, sapone mani, quindi per completare il discorso igiene e cura delle mani, e profumo d'ambiente, perché a mio avviso quel profumo, quell'essenza era così fresca, con questo richiamo al mondo del gin e soprattutto con un richiamo forte agli agrumi, diventava una profumazione a mio avviso molto adatta per profumare gli ambienti. Torneremo da te perché ci racconterai proprio come hai fatto poi a proporre al mercato questa tua idea, come hai fatto nel periodo più nero. Ce lo siamo dimenticati? Nel periodo più nero, 2020, in cui c'era tutto fermo, come hai fatto a trovare l'opportunità di poter presentare al mercato di qualità questa tua così sintesi tra le essenze dei profumi e dei vini? Giusy, però vedo che qui intanto l'aspetto della bellezza, del prendersi cura di sé, del preservare se stessi, quindi di prendersi cura della propria persona, ha a che fare anche con prendersi cura della propria persona dal punto di vista finanziario, di pensare al futuro, certo, Giusy. Certo, assolutamente. È nostro dovere pensare a quello che è la nostra protezione, il nostro futuro, e quando pensiamo alla protezione, normalmente, prima di pensare a noi stessi, noi pensiamo alle persone a cui vogliamo bene. Aggiungerei che dall'idea di Marcello, quindi di tutta questa gamma, che è stata una sensibilizzazione in un momento drammatico come quello del Covid del 2020, quindi prendere spunto da quella che poteva essere una criticità per andare a sviluppare un nuovo prodotto che potesse anche essere, che valorizzare quello che era il business, quello che è attualmente il business dei distillati. Ecco, nello stesso modo noi dovremmo avere la percezione di quello che è l'importanza della protezione delle nostre famiglie e di noi stessi, del nostro futuro. Attraverso che cosa? Sempre attraverso la pianificazione. Io non mi stancherò mai di dire che è fondamentale che ognuno di noi pensi proprio a quello che è la prima parte della nostra piramide dei bisogni, quella che proprio tecnicamente ognuno di noi dovrebbe valutare e riflettere un po', che è la parte, diciamo, di quella parte che ci dà la serenità, che ci dà il benessere mentale, ecco perché l'accostamento anche alla bellezza, al benessere delle nostre mani, cioè la serenità di aver pianificato, di aver pensato agli aspetti della nostra vita e della nostra famiglia. E questo passa inevitabilmente dalla parte previdenziale, quindi tutti i rischi. In primis, visto che veniamo proprio dal periodo peggiore, diciamo, della storia, dove c'è stato un rischio sanitario molto forte, chiaramente il primo pensiero è la parte sanitaria, quindi pensare ad una copertura sanitaria che possa essere non solo strettamente legata a quello che è magari la diagnostica piuttosto che delle polizze sanitarie, ma soprattutto magari quando noi pensiamo che per eventi particolari della nostra vita potremmo essere anche in una condizione di necessità di aver bisogno di assistenza, perché magari per qualche motivo noi non siamo più autosufficienti, per qualche motivo che può essere un incidente piuttosto che un motivo di salute, e quindi da lì iniziare a pianificare, a pensare a come fare, a come prevedere e a come mitigare questo rischio, facendo ovviamente delle coperture. Sto parlando ovviamente della long term care, che può essere una soluzione di previdenza importante per il nostro futuro previdenziare, oppure anche la dread disease, che è un'altra soluzione che riguarda le esigenze dal punto di vista medico, dal punto di vista dei grandi interventi. Ecco, sono aspetti che riguardano più una nostra, è chiaro che una nostra condizione di invalidità, quindi è chiaro che per noi è difficile pensare a noi stessi in una determinata condizione negativa, è molto difficile, come quando pensiamo di coprirci dal rischio di premorienza. Però la forza deve venirci di pianificare questo aspetto dal fatto che noi vogliamo bene a noi stessi, quindi non vogliamo essere di peso a nessuno,
e soprattutto se dovesse esserci un caso estremo come la premorienza, vogliamo che chi rimane non abbia problemi, almeno dal punto di vista economico. Ecco, questi sono i motivi che dovrebbero dare motivazione, che dovrebbero aumentare la nostra sensibilità nei confronti di queste tematiche. È difficile, bisogna riflettere, elaborarle e col tempo, e partire sempre per tempo. Il tempo anche in questi aspetti previdenziali è nostro alleato e ci aiuta a ragionare e a valutare con più lucidità. Grazie Giusy, un bellissimo ponte, un bellissimo bridge tra i profumi e il prendersi cura di se stessi e del proprio aspetto finanziario, ma la parola che ha detto più volte Giusy è stata tempo, e nel tempo tu hai creato anche questi bellissimi packaging che vediamo qui, che adesso la regia ci inquadra sicuramente, nel tempo più nero di solitudine, perché ricordiamo che l'imprenditore è solo in certe decisioni, e hai creato queste bellissime creazioni, eccole qua, le vediamo, grazie regia, Mariano è sempre veramente ottimo e ci aiuta sempre nella puntata, grazie Mariano, eccole qua, sembra un duo distillato, invece cos'è quel bottiglione lì bellissimo? In realtà la bottiglia è la bottiglia dei miei gin, quindi ho avuto la fortuna, e quello è stato il secondo elemento che mi ha fatto pensare, beh, è un segno del destino, devo farlo. La vetreria da cui acquisto le bottiglie per i miei gin aveva deciso di trasformare quella bottiglia in un diffusore d'ambiente, semplicemente riducendo l'altezza del collo della bottiglia. Ah. E quindi mi trovavo anche la bottiglia per il diffusore che si ricollegava alla mia attività primaria, si ricollegava ai miei gin. E quindi questo gioco a cavallo tra profumo e distillato stava veramente prendendo forma. Poi io ho creato altre tipologie di packaging, come se l'elemento centrale, il dispenser da borsa, da auto, è quello che sicuramente è l'oggetto sicuramente centrale nel progetto che ho realizzato in nero per il gel. La regia, grazie regia, che bella, grazie regia, guarda. Perfetto, che bella. In bianco per la crema mani, ma poi ci sono bustine monodose con tutta una serie di... Ah, c'è anche la crema mani? Certo. Bianca, quella sì, bianca, sì. Esatto. Bellissima, bellissima, eccola qua, la vediamo dalla regia. L'anno scorso in effetti quando abbiamo iniziato ad utilizzare questi disinfettanti c'è stato un problema anche di secchezza delle mani, e quindi chiaramente visto. Non essendo abituati ad utilizzare questi prodotti in maniera massiccia come l'abbiamo fatto in questi ultimi mesi, chiaramente fa parte sempre di una sensibilità nei confronti... Certo, il gel igienizzante nel mio caso addirittura contiene l'80% di alcol, quindi è... nonostante poi gli ingredienti siano di grande qualità e quindi non facciano seccare eccessivamente la pelle, è buona cosa riidratare un po' la pelle usando una crema mani di qualità. Il fatto che abbiano la stessa profumazione, a mio avviso, diventa una cosa interessante. Qua che bel dispenser questi qui, veramente. Esatto, questi sono i dispenser invece da locale, a cui ho abbinato una colonnina. Un'altra cosa che mi colpiva e continua a colpirmi è entrare in locali di lusso e vedere queste colonnine orribili così, in plastica. Si vede che sono oggetti nati nell'emergenza, ma oggi non siamo più nell'emergenza e io mi aspetto che locali di questo tipo, in cui tutti i dettagli sono estremamente curati, si rendano conto che c'è un oggetto che non c'entra nulla con il loro... Mi immagino questo tuo prodotto, non so, mi viene in mente l'Hotel Gallia di Milano, così, con questo bel dispenser, hotel elegantissimo, che possa... Questa colonnina che è in onda in questo momento, bianca, la versione bianca è stata creata appositamente per l'Hotel Excelsior di Venezia, il Lido di Venezia, quello dove si svolge il Festival del Cinema. Essendo un hotel, erano molto interessati alle mie colonnine, essendo un hotel al mare non potevo proporre la colonnina nera che è la prima nata, e quindi ho creato la versione bianca appositamente per loro, quindi oggi all'Hotel Excelsior si trovano distribuite in giro per l'hotel queste colonnine che... secondo me non possono non catturare l'attenzione del consumatore, del pubblico, perché sono così lontane da quella
triste banalità della colonnina che si trova normalmente nei locali oggi. E poi spero che l'effetto wow sia dato dalla qualità e dalla profumazione del gel. Ma come hai fatto a proporre al mercato questa tua idea geniale? Beh, anzitutto sono partito dal mio settore, quindi in realtà questo è un progetto che è ancora in fase di partenza, quindi l'idea è di partire dal mondo che io conosco, e quindi dalla ristorazione, dall'hotelleria di lusso. L'hotelleria di lusso in particolar modo resta, a mio avviso, il canale privilegiato per un progetto di questo tipo, però sono nate poi così, quasi per caso, ma forse perché il progetto ha qualcosa di buono in sé, sono nate collaborazioni, per esempio, con un marchio importante del mondo della Cosmesi, che ha scelto di commercializzare in tutti i propri saloni. Possiamo citarlo, non c'è problema, possiamo citarlo se ti fa piacere. Non so se loro vogliono, comunque è un famosissimo marchio della bellezza. In tutti i propri saloni ha deciso di proporre la mia crema mani, e adesso sta introducendo il gel igienizzante. Quindi, per essere un progetto nato così e costruito in un anno, perché da marzo del 2020 alla primavera del 2021, quando poi ho cominciato ad avere tutto il packaging pronto e tutto. Questa, potremmo già finire la trasmissione qua, questa è l'essenza di Restart. Questo è Restart, giusto? Vero Giusy? Aver avuto la capacità di dare uno stile e una linea, una creatività ad un'esigenza prioritaria dettata dall'emergenza sanitaria, da una pandemia, da un evento anche nefasto, perché comunque le nostre vite l'anno scorso, a gennaio, febbraio dell'anno scorso, sono totalmente cambiate. Sembra sia passato molto tempo in realtà, perché comunque sembrano molti più anni. In realtà era solo febbraio 2020, sono quasi totalmente 2 anni. Però l'aver avuto la capacità di prendere un'esigenza dettata da una pandemia, quindi la necessità sanitaria di igienizzare, di comunque di avere un certo tipo di igiene, di permanente, insistere, e creare qualcosa che rappresentasse anche uno stile. Questo è veramente un esempio di quello che è la creatività imprenditoriale italiana, e unendo anche ad un altro tipo di business che è il mondo dei distillati, e quindi sicuramente questo devo dire che è un esempio importantissimo di Restart, Maurizio. Devo dire che anche Luca Fè, lo porteremo la prossima volta quando registreremo anche con il CEO Gianluca Venturelli, ha fatto le cassettine di legno anche lui per i contenitori di caffè da rifare, dei regali. Quindi il tuo trend del lusso, del piacere, del valorizzare il contenuto, sì, lo stile, è la linea giusta. Non hai bisogno che te lo dica io, però queste premiano la tenacia dei nostri imprenditori, vero Giusy? Sì, questa comunque è una percezione del mercato, cioè il mercato cerca questo tipo di livello di prodotto laddove ci sia un'esigenza che risponde a... Volevo fare i complimenti a Giusy anche per il discorso che ultimamente ci ha visti impegnati dal punto di vista del sostegno delle imprese, con alcune operazioni legate ad esempio a Simest, per chi commercia, chi vende all'estero, vero Giusy? Per quelle aziende che vogliono investire, che vogliono sviluppare a maggior ragione l'ambito dell'estero, quindi assolutamente oggi ci sono gli strumenti, ci sono le linee agevolative giuste, ed è giusto che le aziende, anche in quel caso la parola d'ordine è pianificazione, pianificare i propri investimenti dal momento che sono funzionali al proprio processo produttivo, al proprio progetto di business, sostenuti però da delle linee tecniche specifiche che possano aiutare e sostenere dal punto di vista del rientro dell'investimento. E oggi esistono queste linee, e ce ne saranno sempre di più, anche non solo in ambito di sviluppo estero, ma anche nello sviluppo degli investimenti, chiamiamoli ordinari, per le aziende che non lavorano in maniera preponderante con l'estero, ma che hanno voglia di innovare, di investire. Molta, molta attenzione per le aziende in questo periodo, con strumenti dedicati per lo sviluppo, per l'incentivazione, per chi vuole andare incontro e vuole realizzare strategie di sostenibilità nell'ambito del proprio business. C'è molta attenzione in questo ambito, e quindi io invito tutti gli imprenditori a stare molto attenti a tutte quelle che sono le linee tecniche, le linee di agevolazione che
escono sia a livello regionale che a livello governativo, quindi attenzione purché vengano confermate le solite linee come Sabatini piuttosto che l'agevolazione del credito d'imposta dell'industria 4.0. Però c'è tanto altro, ci sono anche tante altre misure che integrano quello che è il panorama di pianificazione degli investimenti. Grazie Giusy, state attenti al Restart, per cui ne parleremo, di tutti gli strumenti di finanza per le imprese che stanno arrivando col PNRR dal punto di vista per le imprese, vero Giusy? Quindi seguiteci sul nostro sito www.mauriziopaoli.it per sintetizzare, così vedrete subito tutte le soluzioni che ci sono per le imprese, sia per quanto riguarda la protezione dell'imprenditore, sia per quanto riguarda il sostegno dei progetti imprenditoriali delle imprese. Quindi seguite Restart, seguite il nostro sito, manca una manciata di minuti perché quando ci si diverte il tempo vola. Marcello, volevo chiederti un sito dove poter vedere queste cose, dove poter fare un ordine anche a chi non ti conosce direttamente. Aiutaci. Io ho creato il secondo sito, quindi era giusto che questo progetto avesse una propria immagine slegata dall'altra, anche se in realtà il nome dei due siti è molto simile ed è legato al nome della mia azienda, quindi enoglam.com è il sito in cui cercare e approfondire i miei distillati, o meno enoglam, quindi o trattino enoglam.com è il sito in cui io presento e la regia ci aiuta e quindi c'è tutto questo aspetto. Ti si può contattare sul sito? C'è la possibilità di fare acquisti? Ci sono tutti i riferimenti, c'è lo shop online su entrambi i siti. Quindi. Devo dire che la regia ci sta facendo vedere soprattutto le immagini del tuo sito. È bello anche il sito, devo dire. Molto chic anche il sito, devo dire, la studio. Elegante, l'aspetto dell'immagine è molto è presente. Sono convinto che questo il mondo si aspetti da noi italiani. La creatività, il design, l'attenzione ai dettagli. E quindi sin dall'inizio dell'altro progetto ho cercato di seguire questa idea e di andare in questa direzione. Arriviamo verso Natale, quindi se volete fare qualche piccolo omaggio dal punto di vista, sia dal punto di vista della cura della persona, sia per quanto riguarda la cura del proprio piacere, seguite Marcello. Un tuo numero di telefono, Marcello, se vuoi darlo. Beh, do il numero dell'azienda. Lo vedo in realtà in sovraimpressione. Grazie regia. Quindi ci siamo. Tutti. Giusy, chiudi tu la puntata che è dedicata alla bellezza. Lasciamo la parola a Giusy che chiude bene. È stato un onore avere Enoglam ancora ospite tra a Restart ed è veramente un onore vedere queste nuove idee che nascono anche in un periodo che è veramente stato drammatico per tutti noi, ma queste sono le cose belle che ci lascia anche, che lasciano questi periodi. Assolutamente. Sì. Abbiamo la chiusura della puntata con la nostra psicologa, la dottoressa Agnese Scappini, che ci accompagna sempre con i 60 secondi. La parola alla regia per la dottoressa Scappini. In un precedente video avevo raccontato che l'azione è ciò che ci descrive, è ciò che facciamo che dice realmente chi siamo. Tuttavia oggi dico qualcosa in più, perché fondamentalmente noi sentiamo di essere qualcosa che va oltre l'azione che abbiamo fatto, la performance che abbiamo dimostrato, sia nel lavoro, nello sport, con gli amici. Allora come si traduce nella realtà questo qualcosa in più che sentiamo di essere? Si traduce nella tensione continua che abbiamo a migliorarci. E come facciamo? Mettendoci in crisi. Quindi fondamentalmente il metterci in crisi ci permette di andare oltre, di migliorarci continuamente. Allora forse l'umanità è proprio questo, l'essere costantemente alla ricerca del miglioramento di noi ed essere arrivare ad essere la migliore parte di noi stessi. 60 secondi di psicologia finisce qua. Per le vostre opinioni potete scrivermi ad agnesescappini@libero.it o ad agnesescappini.it. La dottoressa e vi invitiamo a seguire Restart ogni mercoledì alle 18:30 su Well TV, canale Sky 810 e in streaming su tutti i device. Alla prossima puntata di Restart!
Thank you.